Ragazzi, buonasera ragazzi. Buonasera, stiamo giocando. Io cazzo, dice. Stiamo giocando a pinguini. Io penso. A te? Fammi pensare un attimo. Susame. 11. 11. Dai, ci provo io, mi prendo una carta. 11. Ragazzi, guardate le belle carte che ho, ragazzi. Ehi, proprio si vede nel video. Dai Luca, Ci stai tornando, aspetta un gioco. Vai insieme, io e Saverio. Tu ci stai? Sì, lui c'è stato a forza. No, ha preso carte. Oh no. Qual è? Quelle carte di prima. E quindi ci giochi. E metti a 10. Ma dai. Si mette sempre qui. Proprio i soldi. Allora io 16. Io 18. Pinguit. Sembra pinguit. Vabbè. Sembra pinguit. Vabbè, domani non ci dovevi giocare a forza. Sembra pinguit. C'è le differenze. Ah, è lei che deve fare cazzo adesso. Oggi è l'ultimo giorno di Natale. È santo Stefano. Brutto, ci ha sciacquato. Auguri a tutti gli Stefano. Sì, ai di Stefano. Auguri a Stefano Di Martino che si è lasciato con Belè. Sì, tutto fosse riso. Stupida. Comunque qui le persone non mettono, qui ne vale Prutenberg. Prutenberg. Io sono confuso. Metti a terra, ecco, sì, si gioca a pinguino. Ragazzi, i maschi hanno proposto di fare i panzerotti e io gli ho risposto: se li volete li fate voi. Guardate, per l'invitazione. Perché sono 600 grammi di farina. Il lievito, che qua mi dice il frutto è 25 grammi. Io me lo metto tutto, però. Quello è 42 grammi, è un picco esagerato. Sì, però il lievito che sta qua non è come quello là che abbiamo giù. Fai tu. Più debole. Sì, sì. E lo zucchero, 10 grammi di zucchero. Lo zucchero lo tengo di fronte a te. Zucchero. Ok? Dentro, sta dentro. Ah. È tutto programmato, Chris? Quant'è? 10 hai detto. 10? Vabbè, no, leggi bene. Sì, 10. Vi faremo vedere poi alla fine come saranno questi panzerotti. Che stai facendo? Quando hai preso la carta, hai messo 10 a te? L'ho messo, o no? No, perché questo è qua. Hai aperto questa birra che ti hanno regalato a Natale? Yeah, questa è un'edizione limitata della... No, ma io do qua... Passa la maglia questa. Capito? Ciao Luca, sto aspettando me. Grazie. Luca. Beh, prendo due patatine. Prendi. No, io non ne voglio. No, visto che stai giocando. Vabbè, beh, cincin, dai. Cincin a tutti. Ma ti puoi alzare, non è che sei. No. Andrei. No, non devi raccogliere. Ok. Frenatevi. Com'è? 22, stai, se stai metti a terra, se no, non lo so. Com'è? Ciuccio. Stai, allora metti a terra. Lecca. Io c'ho la mano stop. 20. Gli assaggia una. Io ho fatto 22. Quello quanto è? Scusa, non mi ricordo. 22, no? Insomma, 14. No, 14. Lecca. Birra normale, non è che c'è. Vabbè, dai, ha comunque il 9,6% di. E comunque birra natalizia. Birra edizione limitata. Sì, edizione limitata, d'accordo, però. È la classica. Sì o no? Ah, vabbè, va bene. Qui stiamo giocando. Schemi. Ti piace? Lecca. Lecca. 5,6. Mettete a terra. Settenze. 5,6. Mettiamo a terra. Stiamo giocando a pinguino. Metti a terra. No, figlio Basile, che c'è? No, c'è la liscia? Direi di no, questa forse è un po' più liscia. Che la lisciamo? No. Cominciamo a tagliare qua questa liscia. No, cioè, qui qua stanno i coltelli? Sì, no. Ok, vabbè, adesso lo sapete. La resina a terra. Cadema la canzoncella, Gennà. Sta continuando la preparazione dei panzerotti, ragazzi. Ma le spacciamo queste palline, sì o no? Poi io rischio tutte e due, prosciutto e sale, mortazza.
Signor Ettore, buonasera. Buonasera. Luca, scusate, lei lo stai lavando? Luca, non fa, mi pensi? Lo stai lavando? Ho sciacquato. Ma era pulito, eh? No, è tu sciacquo perché... Perché? Eh no, direi che la bilancia, è giusto. 70? 55. E penso che vanno bene, dai. Signor Ettore, volete un panzerotto, signor Ettore? A notare Andrea sta facendo i piatti. Ah? A notare i piatti che sta facendo Andrea. Sono solo. Usi del mio oggi. Non è quello per asciugare. Sì, è vero. E che sei sporco, quello è blu. Quello blu. Sì, bravo. Oh, aspetta, mi esco. Io non credo che sia necessario mettere il sale, eh? Tu dici? Perché sta già di salute, è la lutenza sale allora. Io credo, cioè pizzarella, il formaggio, di salute. Tutto il contorno di questo pelato? Quello ci vuole. Sì, sì, tutto. Tu quant'è? È 12. Vabbè. Peso chilo. Ah. Mi dovrebbe essere. Vabbè. Basta. Immortaliamo questi momenti perché credo che non verranno più, perché quando si mettono tre uomini in una mini cucina, tutti i grandi chef mondiali sono uomini. I grandi chef, però voi non siete grandi chef. Noi siamo grandissimi chef. Sì, come no, proprio grandissimi sono, grandissimi. Cioè in tutto questo sta pure Lilli che ci vuole dare una mano. Al massimo vuole dare una zampa. Che simpatico. Un attrezzo per girare. Vabbè, questo è un po' per me. Togliere il freccio da Andrei. No, Andrei, danza, va la mano, Andrei. Vai. Danza, va la mano. Posso pure farlo. Poi al tavolo 3 la capricciosa e una margherita. Tu non fa con me se lo faccio con la mano. Funghi e peperoni. Mi raccomando, la vogliuna vuole poco cotta la pizza. Crude e panna per me, grazie. Crude e panna per la vogliuna. Per la Frau. Per la Frau. A disposizione, maestro. Vai. La vogliuna, ma già dici una cosa. Non lo posso bavare stasera. Ora mi da fatica, lo stesso. Vedi, così poi si attaccano uno con l'altro. Tu state zitto. No, questa confidenza. Cosa è? Un tempo che mi stai facendo perdere. Mi deve essere sparato. Dobbiamo fare solo formaggio con la mozzarella. Formaggio la mozzarella. No, sta la mozzarella, facciamo solo la mozzarella. Basta, però io sto dicendo faccio tutto formaggio così metto tutto nel sugo. Ah, infatti, non la mozzarella, no, il formaggio. Sì. Quale devo usare? Con l'affetto o con la... No, sta... Alle prezze. Come si chiama? Senti. Ci sta quello aperto, ci dovrebbe stare. Luca. È aperto. Luca, ehi.
Ho fatto già 23 palline. Picco e pum. E prendi là, inizia a consumare quelle pupille. Luca, ho fatto già 23 palline. Già, veramente? No. Così che fai fare altre più grosse, così facciamo i calzoni. Facciamo fare calzoni. Quante pagine che ha fatto qui? E quanto ti rimasti, pazzo? No. Vabbè, dai, io posso fare una pizza, dai. Facciamo una pizza di qua. Hai visto che significa lavorare al banco? Ma poca cacciatondo? Come ne fai di quello? Ma veramente questo ce l'ho già fatto da 15 anni. Questo assai. No, secondo me gli fai ancora qualche altra pallina, secondo me. Sono una poca caccia. Ah, bilancia, apri. Che 580. Quando l'impasto? Fai il penzolone. No, no, che sono piccoli. L'ho buttati, mangerò. Lo tengo spazio da lì. Ah, ci sarebbe fatto da lì. Buttati non vanno sicuro. Oh, passiamo per. Vabbè, adesso. Lo assicuriamo che non vanno buttati. E fa metà e metà o no? Lo metà fuori, metà fritti. Loro devono fare. Veloce quella, magari. Loro devono fare, quindi. No, chi vuole al forno basta che parli adesso. No, io facciamoli fritti. Metà e metà però. È più veloce così, sicuramente. Che cosa? Al forno sono più veloce. Se facciamo tutti e due, fritti al forno. Perché mentre sì. Stai facendo al forno. Dai, allora fa che. Perché al forno si fanno da, cioè man mano si fanno da più veloce. I lavori proseguono. Catena di montaggio. Uno. Apre la pasta. Va bene qua diventa di più o di meno. No, no. Andrei, c'è Luca. No, è all'incentro, non ti dice che non fare troppo fine, sennò poi si buca. Luca che dà istruzioni. La catena di montaggio. Mette il condimento. Vediamo come. Ah, giusto quel panzerotto. L'altro, quello che hai messo. Ah. E poi c'è Saverio che li chiude, guardate, guardate. Eccoli là, guardate. Fate bene, eh? Guardate all'opera, all'opera, però non sanno che dopo devono anche pulire. No, poi puliscono le donne. No, però, hai capito male. Cucina, mica pulisce. Sì, allora, perché quando abbiamo cucinato questi due giorni abbiamo pulito pure noi? Se vi siete alzati non avete detto niente. Luca, per favore, non parlare a occhio. E qua non è che si insquadra. Non parlare a occhio, non parlare a occhio, dovete pulire. Chiudili bene. Vai, vai. Altra. Prendi una donna. No, però devi allargare. Poi quando dai le ditate, vedi, devi allargare. Con la paletta della mano di Luca si allarga sempre. No, sono predestinato però. A palettare. A paletta. Vanno chiusi bene. Pace bene. Sono chiusi ermeticamente. Non penso. Mi preoccupa un po' il fatto che si vede il condimento da esterno. Li si vedono troppi fini. Vabbè, questi qua sono al forno. Al forno. Fortunatamente. Ma vediamo. Però al centro tu cerca di concentrarti più sui lati, capito? È quello che sto facendo. Ti metto un po' di farina in più però. Questo qua è un po' che ci fa. A cucire sei sotto! Non la rompere! No, la paghi tu, Bene. Emozione quella. Scatta. Pieno, sta Mastro, ma devo dare lo scafo? I lati? Devo dare lo scafo? Di lati? Luca, mi sa che devi fare al contrario. Tu allarga la pasta e lui mette solo il condimento. Non metto niente. No, vabbè, basta sicuramente. È troppo poco? No, troppo ne stai mettendo. Molto, però. Se metti troppo di condimento è visto. Tu lo stai chiudendo. No. Sono troppo fini al centro. No, aspetta, questa qua mi sembra che è meglio. Uno su mille ce la fa. Metti un po' di farina sul banco. No, a posto. Li vedremo a operazione ultimata. Allora, e siamo alla frittura. Piano. No, mi fa tutto. Pericoloso quello. Oh.
No, direi di non friggerlo questo. Ma questo qua non sta a bucare? Da un altro? Mi sta proprio di montaggio. Sì, 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 senti, senti. L'altro fridge. Aprite la finestra da, verso sopra, così almeno diventa un po' di... Ho visto la bottiglia dell'olio che si stava... Questi mi sono venuti bene questi. Ma che bravi questi maschi, vedi? Beh, su, su, va. Non si è aperto più, sì. È rimasto chiuso. Miracola. Cioè si è chiuso da dentro, da fuori però stava un po'... Il bordo stava aperto, però dentro stava chiuso. Ma ne avrete messo un po' troppo di olio, no? Sì, mo sto cominciando a pensare anch'io così. Ho messo io l'olio, A debito distanza, Luca, proprio. Così. Vabbè, ma mo viene assorbito l'olio, capito? Ho capito, però fino a che li sei... Luca, però non l'olio là, perché là ci stanno i fili, alla sorella tua. Sì, non ti preoccupare. Quello col buco. E questo è il prodotto finito, ragazzi, al forno, aspetta, e fritti, e ancora, cioè siamo 6 persone, quelle non sono ancora finite, stanno facendo ancora gli altri di là. Voi vi chiederete, ma quanto mangiate? Hanno voluto fare 1,2 kg di impasto, non so se mi spiego. Poi faremo la prova assaggio, così vediamo quanto sono buoni. Panzerotti pronti, noi pure tutti pronti, per corredare il tutto c'è la birra, il bidoncino. Basta? Se no non lo vedo. Un bicchiere. Che deve fare? Deve spegnere? Devi solo chiudere. Chiudi la sportello. Ti aggiungo passiva? Cosa volevi fare? No, non sto capendo. Facciamo così. No, scopriamo. Quindi, siamo pronti per mangiare, per assaggiare. Mo' si freddano. Giù, chiudi, sennò si freddano. Chiudi la finestra. Qui abbiamo fatto post su Facebook di Panzerotti a morire. Mi è ghiacciato. Beh, bravi maschi. Prendiamo i maschi. Guarda, non si bevi con... Prendiamo i maschi che hanno fatto questo panzerotti. Panzerotti, grazie, grazie. Mettimi un picco da bere, appena appena. Dai, vedi qua, appena appena. Andiamo, bravi maschi, bravi maschi, bravi maschi. Allora, ora vediamo l'assaggio. Vediamo l'assaggio. A stomaco vuoto, bere la birra, io già mi sono scioccato. Bene, ci sta. Beh, amore, ciao ragazzi, dopo. Uffi, no, quello al forno che sono i funghi. Quello al forno che sono i funghi dentro. No, sono poi ti sazi. In qualcuno di questi sei funghi, eh? No, in tutti quelli. Oh, ma quelli altri li uccidi. Stanno, ho visto, stanno ancora bianchi, lo lasciate nel forno che spento. Non so, ma è proprio buono. Wow. Il sugo di bravo. Non c'è poco sale. Da quello al forno. Sono buoni. Mamma mia. Buoni, bravi, bravi. Guarda, così buono. non l'ho mai mangiato. Grazie, grazie. Ci sta l'applauso. Un applauso, dai. Complimenti. Faccio io la foto. Ragazzi, e anche oggi è finita qui la giornata. Di conseguenza finisce anche il video, termina il video. Ebbene sì, lui già dorme.
non vi dico sempre le solite cose, vi dico soltanto una cosa, una in particolare: commentate e dite la vostra su quello che avete visto, cioè nel senso che i tre maschi oggi hanno fatto i panzerotti. Ragazzi, vi posso assicurare, cosa non me l'aspettavo, però dobbiamo dire quel che è giusto è giusto, sono stati molto bravi, i panzerotti erano molto buoni, sono, si può dire, finiti così molto velocemente. Ne hanno fatti una trentina e ne sono rimasti sì e no 5 sì, quindi direi che hanno superato la prova molto più che sufficientemente, molto molto buoni. Niente ragazzi, un bacione, buonanotte a tutti, ciao.